Diciamo, l'impianto è tutto post-paleologo, perché praticamente l'arte paleologa si fa finire convenzionalmente con la fine dell'impero bizantino, quindi queste sono tutte posteriori alla caduta di Costantinopoli, quindi la chiamano anche arte post-bizantina, nel senso oltre i periodi classici dell'arte bizantina. Difatti le planimetrie di queste chiese non rispondono ai criteri che abbiamo seguito più volte per le chiese comnene e paleologhe, hanno delle piante completamente diverse. Oltretutto sono monasteri, quindi già non si inseriscono nel discorso delle chiese all'interno dei centri urbani. Hanno tutte un artece quadrangolare davanti e poi la pianta della chiesa, questa è la più simile alle chiese che abbiamo visto anche a Mistrali in altri posti perché ha una, diciamo, una pianta a croce greca, ma le altre hanno invece una pianta o a pianta centrale oppure a navata unica, cioè sono molto varie. Questa in realtà ha una pianta a croce greca, lo vedete Sì, chiaro. tranquillamente da fondo. I dipinti di quasi tutte le meteore sono anche posteriori, sono il 1600 e 1700. Alcune, come il monastero di Santo Stefano, sono stati ricostruiti nel 1800, quindi anche, diciamo, i dipinti sono stati fatti. Vedremo che i temi, come abbiamo visto già altre volte nelle altre chiese bizantine, i temi pittorici sono comunque sempre gli stessi, perché l'arte bizantina è molto schematica, per cui soprattutto i modelli a cui si ispirava sono sempre i modelli antichi e dopo la fine dell'iconoclastia restano fondamentalmente identici. Thank you.